benvenuti amici tifosi, un benvenuto alle signore qui presenti, ai giornalisti, alle istituzioni rappresentate qua dall'assessore allo sport, dottor Vito Bilardello, che ringraziamo anche tutta l'amministrazione del sindaco che ci hanno concesso la sala alla Bruna, perché avvenisse il taglio del nastro di questa nuova stagione 2018-2019 del Mazara Calcio, l'inizio di un percorso, soprattutto tra virgolette di un nuovo percorso. Il Mazara Calcio vi ringrazia della presenza e ci auspichiamo tutti un grande inizio, tutti insieme, sempre uniti, per un traguardo che proietta la città sempre auspicando un bel campionato, un campionato che il Mazara potrà disputare con grande dignità, grande attaccamento alla maglia e con una squadra che lotterà fino all'ultimo per cercare di regalare delle belle emozioni. Nel tavolo qui dell'organigramma societario in parte ci sono volti nuovi che avremo il modo di conoscere fra qualche istante. Io direi con un grande applauso di unirci tutti quanti, di partire bene in questa stagione e di dimostrare, come ha sempre fatto la città di Mazara, la tifoseria organizzata, l'unione, come si è fatto già lo scorso anno, una grande unione tra la società, la squadra e soprattutto la tifoseria, che segue con grandi sforzi la squadra del cuore, il Mazara, in tutta la Sicilia. I tifosi sono stati sempre grande esempio, hanno sempre lottato con tutto il cuore per stare vicino alla squadra, alla società. Noi auspichiamo che anche questo avverrà quest'anno e la vostra presenza oggi è molto determinante. Proprio il presidente Franzoni ha voluto che la tifoseria fosse presente in massa oggi qui, e chi non è presente, noi metteremo i video, le immagini, perché tutti devono vedere e ascoltare le parole del presidente, della società, del nuovo tecnico, del nuovo direttore sportivo, dei nuovi componenti che stanno cercando di contribuire, far parte del nuovo Mazara, che alcuni li abbiamo qui presenti sul tavolo della presentazione di questo inizio stagione. Io non posso che ringraziare tutti ancora una volta per la presenza a nome del Mazara Calcio. Diamo il via a questa conferenza stampa di avvio stagione, poi ci sarà un periodo che vi assillerò con i comunicati stampa, avrete notizie di notte, di giorno, come facciamo sempre, e sarete informati sempre su tutti. Io voglio augurarvi con tutto il cuore, veramente, noi che amiamo il Mazara, buon campionato, che sia un bel campionato. Grazie a tutti. Passo la parola al vicepresidente Franco Scaturro. Grazie Piero, come sempre molto professionale, benvenuti a tutti. Siamo qui oggi per partire con una nuova avventura calcistica. Questo Mazara, che chiaramente sta a cuore a chi ama veramente questi colori. Noi ne vorremmo sempre più tifosi. Ci sono tante novità, diceva giustamente Piero. Quest'anno, fra l'altro, le andremo a sottolineare, ad attenzionare. Io la prima cosa che sento di dire è ringraziare anche ovviamente l'assessore Vito Bilardello per essere qui tra di noi, e questo non è un aspetto da trascurare, perché avere le istituzioni a fianco vuol dire creare la giusta sinergia città, squadra e società. Detto questo, una prima novità è quella del cambio dell'allenatore. La società, poi entrerà nei dettagli il presidente, il dottore Filippo Franzone, ha puntato quest'anno su un allenatore che ha grande fame di calcio. È un trascinatore, è una persona che io conosco da oltre 30 anni. Piero Tarantino
è l'allenatore, a nostro modo di vedere, l'uomo giusto che può trascinare tanti tifosi la domenica allo stadio e che sicuramente, vi posso anticipare io, farà spremere le classiche magliette ai propri giocatori. Su questo non ci piove, lo conosco bene. Tra l'altro voglio dire che da qualche anno ha vinto pure i campionati minori, lui è entusiasta di essere arrivato qui nella nostra Mazzara, ma vorrei sottolineare che da giocatore ha recitato un ruolo di primo piano, ha giocato nel mio Palermo, ha giocato a Catania, ha giocato a Foggia, ha giocato tanti anni a Torre del Greco, ha giocato a Savoia, insomma è uno che di calcio ne mastica. Accanto a lui c'è una nuova realtà ed è il nostro nuovo direttore sportivo, Peppe Rinaudo. Anche Peppe ha un passato calcistico non indifferente, queste categorie le conosce molto bene, fra l'altro voglio dire è spalleggiato anche da un fratello che naviga in acque tranquille calcistiche tra i professionisti. Quest'anno suo fratello Leandro è passato dal Venezia come direttore generale alla Cremonese. Va bene, queste sono le cose più importanti. Certo, vorrei dire una cosa che sento in modo particolare. Questo Mazzara nasce quest'anno con l'intento di volere dare tutto se stesso, e quindi intendo società, tesserati, staff, regalando, speriamo, più sorrisi possibili ai nostri tifosi. Io il primo sorriso lo vorrei dedicare a una persona che voglio molto bene, a un grande professionista. Me lo ha dimostrato anche dalla fine del campionato, attaccatissimo ovviamente da mazzarese ai colori della squadra della sua città, e mi riferisco al nostro capitano Angelo Rosella che è lì. Perché cito Angelo? Perché Angelo rappresenta il prototipo di quei giocatori che vogliamo quest'anno. Angelo, al quale facciamo tutti un grande augurio, andrà lunedì a sottoporsi a un delicato intervento voluto a qualsiasi costo, perché noi lo vogliamo in tempi brevi, speriamo al più presto, a dare manforte al suo e al nostro Mazzara. Non è niente di grave, per carità, però Rosella è uno che integro da X, con le infiltrazioni, con grande professionalità dimostrata anche quest'anno, lo dico da medico anche della società e non da vicepresidente, certamente era un po' a disagio, quindi lo dobbiamo recuperare e speriamo in tempi brevi. E un applauso ancora ad Angelo Rosella, lo voglio fare. Tanti auguri Angelo, ti aspettiamo al più presto. E adesso mi corre l'obbligo anche di ringraziare, presidente, tutti coloro che non sono quest'anno tra di noi, ma che certamente per abnegazione, per impegno, hanno dato il loro contributo a questi colori, a questo Mazzara. Vorrei citare Angelo Bruno, che non sarà più il direttore generale quest'anno, ma al quale va il nostro più sentito ringraziamento, ad altri dello staff come Reina e qualche altro che magari dimentico. Il posto di Angelo Bruno sarà preso da Davide Titone, al quale vorrei che si facesse un grande applauso. Lui giovane si va a misurare in questa nuova avventura, auguri Davide. Ho parlato tanto, cioè il mio presidente deve parlare, ci sono i protagonisti, vi voglio bene, speriamo di regalare una bella stagione. Certo, mi piacerebbe un giorno dire tante cose sulla Mazzara calcistica, però rimaniamo con i piedi per terra. Le istituzioni, l'assessore Vito Billardelli. Grazie a tutti, sicuramente non si poteva iniziare nel modo migliore, perché quando una società prima di iniziare il campionato organizza già un incontro come quello di oggi per tenere vicino i tifosi, la società, le istituzioni, penso che sia un passaggio importante e fondamentale.
Noi come amministrazione abbiamo cercato sempre di fare il nostro dovere con i limiti che oggi la legge ci impone sotto l'aspetto di quelle che sono le poche risorse finanziarie, sotto l'aspetto di quelle che sono soprattutto le norme di legge e i regolamenti che non ci consentono di poter fare con il Mazara Calcio delle operazioni sotto quello che è l'aspetto dell'aiuto economico più consistenti di quelli che abbiamo fatto in passato. Ma sicuramente la vicinanza c'è, perché c'è la vicinanza dell'amministrazione allo sport in generale in questa città, c'è la vicinanza dell'amministrazione in particolare al calcio, perché questa città ha sete di calcio e lo dimostra la presenza non soltanto dei tifosi qui oggi alla conferenza stampa, ma anche di quei tifosi che domenica per domenica e partita per partita hanno seguito nella vecchia stagione e anche nelle stagioni passate tutte le partite del Mazara Calcio, al di là di quelli che sono stati i risultati più o meno positivi. Questo significa attaccamento al calcio, attaccamento alla maglia, attaccamento alla società. E di questo voglio fare sicuramente un plauso innanzitutto al presidente Filippo Franzoni, perché è chiaro che spesso anche in ambito calcistico siamo abituati, i cittadini sono abituati spesso magari a non essere mai contenti, a lamentarsi, perché vogliono subito il risultato, vogliono subito raggiungere degli obiettivi, vogliono che questa città e che questa società calcistica possa fare il salto di qualità. Tutti lo vogliamo e tutti ce lo auguriamo, ma ciò non toglie che dobbiamo in ogni caso apprezzare il lavoro di chi si è messo a disposizione della città per portare avanti comunque la società calcistica mazzarese. Questo è un plauso che va fatto in ogni caso, perché non dobbiamo noi lamentarci poi dei risultati, perché ognuno fa quello che può. Sicuramente o probabilmente, se qualcuno si lamenta o se qualcuno ha delle critiche da fare, potrebbe, io lo dico in politica ma lo stesso vale anche nell'ambito di quelle che sono le realtà sportive, potrebbe a questo punto prendere l'iniziativa e mettersi lui in gioco, non ci sono problemi, e poi chiaramente vediamo quali risultati riuscirà a raggiungere. Per cui quando una persona in tutti i settori, nello sport, nell'amministrazione, nelle scuole, si mette in gioco e si prende delle responsabilità, perché sono delle responsabilità da portare avanti, va in ogni caso applaudito al di là di quelli che sono i risultati. È chiaro che noi da tifosi ci auguriamo che sia un ottimo campionato, noi ci auguriamo che sia un campionato che possa portare dei risultati sempre maggiori rispetto alle scorse stagioni, ma ciò non toglie che è importante mostrare alla società la vicinanza dell'intera città, la vicinanza delle istituzioni, la vicinanza dei tifosi. Dopodiché quello che riusciremo a fare sarà sicuramente sempre frutto di un lavoro fatto con passione e con impegno. Per cui faccio gli auguri al nuovo allenatore, al nuovo organigramma, a tutti i presenti, e mi auguro soprattutto che da qui all'inizio della stagione e per tutto il campionato ci sia sempre una forte sinergia, collaborazione, confronto, dibattito tra tutti gli attori protagonisti di questo grande progetto che si chiama Mazara Calcio. Grazie a tutti. Grazie assessore Bilardello. Io, prima di cedere il microfono al presidente Filippo Franzone, volevo indicare anche qualche altra novità. Il Mazara, su espressa volontà del nostro presidente, ha cercato nuove sinergie fatte di persone umanamente di alta qualità, di persone che amano questa sfera di cuoio, il mondo calcistico, da grandi calciofili, e soprattutto sinergie economiche. Abbiamo sempre detto: più siamo, più questa società può ambire in alto e più si può stare bene. E allora mi corre l'obbligo di ringraziare chi è seduto qui in questo tavolo stasera, in questa presentazione, e io mi rivolgo a Lillo Maggio, che sarà il nostro nuovo club manager. E Beniamino Monteverde, che sarà invece il nuovo team manager. Di Davide Titone, direttore generale, ne abbiamo già parlato. Microfono al nostro presidente, anche lui penso che abbia delle cose importanti da comunicarvi, e poi sarà bello ascoltare un combattente come Pietro Tarantino e uno come Peppe Rinaudo, grande competente di calcio. A te, Filippo. Grazie Franco. Signori, ringrazio tutti quanti gli intervenuti in questa
presentazione della nuova stagione calcistica del Mazara Calcio. Ringrazio le istituzioni con la presenza dell'assessore Billardello. Ringrazio tutti voi tifosi veri che manifestate quotidianamente l'amore verso questi colori e verso questa squadra. Io ritengo che il Mazara adesso, come dal primo giorno, è diventata una questione di famiglia. Una questione di famiglia perché voi, l'ho anche detto in tante trasmissioni, sapete che io sono venuto qui in questa città senza velleità imprenditoriali, senza alcuna velleità di dover costruire delle aziende, di dover avere degli interessi e delle logiche che portino qualsiasi imprenditore ad accostarsi al sociale, allo sport per favorire la città. Sono venuto da vero appassionato, da innamorato di questa città, da innamorato di questa famiglia che si è venuta a creare nel corso di questi quasi 3 anni. Oggi più che mai bisogna intercalarsi, bisogna relazionarsi nel mondo calcistico, nel momento storico che stiamo vivendo. Sapete tutti le vicissitudini che attraversano il calcio siciliano, che diciamo è quello con cui noi ci interfacciamo, no? A livelli anche di Serie D, a livelli di professionisti. C'è una crisi generale che fa distanziare sempre più gli imprenditori dal mondo del pallone. Sapete tutti, io non sono un imprenditore, sono un libero professionista, esercito la mia attività a Palermo con orgoglio, con passione, ed è divenuta questa la mia seconda attività per dedizione, per tempo dedicato e per economia spesa. Io ritengo che quest'anno la scelta che in prima persona ho fatto su la nuova guida tecnica, il signor Pietro Tarantino, è una guida che è stata dettata dalla consapevolezza che non si può rincorrere delle chimere. Noi abbiamo delle realtà quest'anno, vi faccio i nomi, come il Caricatì, che è presieduto dal signor, dal dottor Licata, presidente della Licata S.p.A., che è un colosso e che detiene la maggioranza delle quote della società. Abbiamo un altro colosso economico che è il Licata, che viene presieduto, o perlomeno è il punto di riferimento, il signor Massimino, figlio di Angelo, se non sbaglio. Comunque della famiglia Massimino, di Turi, Massimino della famiglia catanese. Sono dei colossi che il signor Franzone da solo non può sicuramente andare a rincorrere. Io ho apprezzato molto le parole, caro Vito, le tue parole che hanno detto poi sicuramente il vero, perché presiedere una società, e qui tutti voi, chi è stato vicino ad altri presidenti, chi ha vissuto questo mondo del calcio, avere quest'onere di presiedere una società di calcio significa prestare il fianco molto spesso alle critiche gratuite, perché è facile dire voglio Margheritoni, voglio Maradona, voglio qui, voglio lì, quando devi entrare a cambiare una cultura anche di una società, perché noi combattiamo quotidianamente, ogni singola domenica, con la corsa agli accrediti, con la corsa ai portoghesi che non devono pagare, perché è di diritto acquisito entrare allo stadio, non pagare e vedere la partita, però poi si hanno le pretese di avere i grandi giocatori, i grandi nomi. Noi quest'anno, sicuramente è un anno in cui non possiamo sbagliare una virgola, è un anno in cui in prima persona, dal momento che si è chiusa la stagione scorsa, che reputo sportivamente deludente, perché in prima persona, prima di tutti voi tifosi, prima di tutti voi che state in curva, che state lì ad esultare, ma giustamente anche a criticare, sono rimasto ampiamente deluso del risultato sportivo conseguito la scorsa stagione. Mi ero illuso che attraverso la Coppa Italia si potesse realizzare quel sogno di una promozione in Serie D, sogno poi infranto con la partita di ritorno con il Licata Calcio, persa malamente,
sogno che mi ha, partita che mi ha fatto perdere il sonno per diverse notti. Io da buon milanista ho vissuto quella partita, caro Vito, tu che sei un milanista, come se avessi rivisto la partita, rivissuto la partita Milan-Liverpool, no? Ed è stata dura da digerire. Questo è l'anno in cui io ho la consapevolezza che si può raggiungere l'obiettivo soltanto cementando un gruppo di persone, un gruppo che sia coeso, un gruppo, come ha anticipato il caro Franco, che possa sudare la maglia e dimostrare alla città grande attaccamento. Noi stiamo lavorando su tutti i settori, sul settore soprattutto societario, dove abbiamo l'ingresso di questo manepregio, perché vuol dire che negli anni passati sei stato osservato, hai fatto bene. E quando mi chiamano degli amici di Castelvetrano e mi dicono: presidente, noi abbiamo osservato il tuo operato, pensiamo che tu sia una persona seria, avremmo piacere di accostarci al tuo progetto, cosa ne pensi? Ci siamo incontrati diverse volte prima di questo matrimonio. Ho in prima persona, ma non avevo dubbi, verificato l'assoluta serietà degli amici miei castelvetranesi, e oggi devo dirvi, mi sento più forte nel mio progetto. Mi sento più forte perché questa città, che non ha mai risposto, ma io parlo della città che ha le grandi aziende, che ha i grandi imprenditori, che ha i grandi Poiatti, che ha i grandi Gallo, che ha i grandi marchi imprenditoriali, che hanno sposato progetti in altre città, non si sono mai accostati, sono sempre distaccati. Dobbiamo ringraziare altresì invece tutte le piccole e medie imprese che hanno sempre preso a cuore, negli anni passati, l'anno scorso in maniera più pesante, il progetto del Mazzaracalcio, che hanno dato il loro contributo, è modesto, è anche importante, e nessuno di questi imprenditori ritengo possa dire oggi di essere stato raggirato dalla società su promesse fatte e non mantenute. Noi abbiamo sempre dato serietà assoluta in ciò che abbiamo promesso, in ciò che abbiamo fatto. Io poi riprenderò la parola a conclusione, caro Piero, perché entreremo magari nel vivo di qualche, che i tifosi vogliono sapere i nomi, no? Vogliono sapere ma chi arriva, io i nomi più importanti ve l'ho fatti, ragazzi, i nomi sono questi imprenditori, questi capi cordate che sono qui accanto a noi e che ci consentiranno di poter traghettare questo Mazzara verso lidi più sereni. Non ha importanza vincere quest'anno il campionato e il prossimo anno combattere alla ricerca di denari per organizzare una società, per trovarci in Serie D senza avere la pianificazione di cosa facciamo, ragazzi, dove andiamo, dove sono i soldi di iscrizione, dove bisogna andarci con i giusti crismi, con la serenità, con un progetto assoluto di serietà. E fin quando ci sarò io, mi pare di avere aperto, caro Vito, come hai detto tu poc'anzi, la porta sempre agli imprenditori mazzaresi. Ho sempre detto: signori, voi potreste condannarmi qualora io non volessi alzarmi da questa poltrona, no? Ho sempre detto: accomodatevi. Se c'è qualcuno più bravo di me che si metta al mio posto, io faccio da portaborse. Non si è verificato, signori. Evidentemente o non si ha il coraggio per prestare il fianco, perché ci vuole coraggio per prestare il fianco, ci vuole coraggio anche per rubare tempo ai propri affetti, al proprio lavoro, per dedicarsi in full immersion su un progetto che molti dall'esterno, anche i miei concittadini palermitani, reputano da pazzi. Io quest'estate ho avuto tante sirene di chiamate: ma presidente, ma chi ti ha fare questa strada? 120 chilometri, vieni a Palermo, vieni lì, vieni qui, vieni lì. No. Nella vita ci vuole coerenza, ci vuole onestà intellettuale, e qualora dovessi interrompere il mio rapporto con il mondo del calcio, Mazzara Calcio sarà la mia ultima società. Ho detto. Grazie, presidente. Mi corre l'obbligo, prima di cedere il microfono
ad altri. Ovviamente i nostri tifosi scalpitano perché vogliono sentire la viva voce del nuovo tecnico Pietro Tarantino e direi anche del nostro direttore sportivo Peppe Rinaudo, che sicuramente diranno qualcosa in più in chiave tecnica, in chiave mercato. Voglio solo dire una cosa: il presidente ha espresso il suo parere come sua abitudine, senza fronzoli, senza voli pindarici. Io dico da vicepresidente che questo Mazara, a dispetto dei colossi che si stanno mettendo già in evidenza in chiave di mercato, Licata e Canicattì su tutti, non sappiamo il Marsala se sarà ricostruito, questo Mazara non teme nessuno ma ha rispetto per tutti gli avversari. Noi siamo il Mazara, che sia chiaro. E allora io devo citare ancora altre persone che meritano la nostra attenzione. Natale Campisi sarà il nuovo cerimoniere di questo nostro Mazara, calza a pennello questa figura. Poi vorrei dire una cosa importantissima: il presidente Franzone, io e gli altri del nostro staff puntano decisamente quest'anno al rilancio del settore giovanile. Questo Mazara parlerà molto mazzarese, avrà un humus, avrà uno zoccolo duro in un settore giovanile. Come si può pensare di fare calcio senza un adeguato settore giovanile? Ce lo siamo chiesti e vogliamo realizzarlo grazie a un nostro grande dirigente, ovviamente riconfermatissimo, che sarà responsabile anche quest'anno del settore giovanile, Dino Di Giovanni. Alzati, Dino. Partiremo dai giovanissimi, dagli allievi regionali, provinciali e juniores. È così che si fanno le grandi società. Sì, andremo incontro ad altre spese, ma queste sono spese legittime, sacrosante. Non voglio dimenticare altri, però anche quest'anno Dino Di Giovanni sarà coadiuvato da due personaggi che meritano tantissimo e che sono Gianluca Perrone e Franco Giacalone, Francesco Giacalone. E allora, Piero, se passi il microfono al nostro mister Pietro Tarantino, ascoltiamo la sua viva voce. Visto che si parlava del settore giovanile di Gianluca Perrone, tributiamo un applauso in quanto oggi è il giorno del compleanno di Gianluca Perrone. Auguri. Volevo anche ricordare ovviamente un altro dirigente confermatissimo, Michele Armata, che sarà nel settore nostro come direttore amministrativo, che per motivi di lavoro non può essere qui tra noi stamattina, ma vi abbraccia tutti sentitamente. Lui ha sposato già dall'anno scorso la causa Mazara. Ma Gianfranco non c'è bisogno, perché Gianfranco Campisi è il top, è uno di quelli che veramente merita tantissimo. Consentitemi di dire che grazie a lui noi Mazara Calcio abbiamo forse il sito più bello, non solo della categoria ma anche delle categorie superiori. Grazie Gianfranco. E allora passiamo, io vorrei sinceramente sentire due parole, lasciamo così il filo, sì, due parole dal nuovo direttore generale, vicepresidente Scaturro, e poi passiamo all'aspetto tecnico, anche perché il nuovo lo dobbiamo subito mettere al lavoro, anche se lo fa già da tempo 24H e sta facendo tanti sacrifici per il Mazara. Ne volevo anche approfittare per salutare tutti quelli che ci stanno guardando dall'Italia e dal mondo, i tifosi che non possono essere qui presenti, perché siamo in diretta sul profilo del Mazara Calcio, per cui in migliaia ci stanno seguendo. Salutiamo tutti, facciamo un applauso a chi ci segue. Allora, dai, tengo il microfono io, lo lascio a te, bene. Davide Titone, nuovo direttore generale. Grazie amici, indubbiamente e visibilmente si vede che sono emozionato, perché caro presidente, gli dico una cosa con franchezza, fino a poco tempo fa ero dall'altra parte, chi mi conosce sa come sono amante di questa squadra, appassionato, ho un grande sentimento e con orgoglio dico sempre Forza Mazara. Ho avuto l'onere e l'onore da parte di lei
e della società di questo ruolo di notevole importanza. Mi corre l'obbligo salutare un amico mio, alla quale spero di essere alla sua altezza, quello del direttore generale del passato, Bruno, persona capace e competente. Chissà, nella mia vita mi è sempre contraddistinto l'umiltà, quello di essere io. Per adesso lavoro, come dice benissimo Piero, non dico 24 ore, ma 16 ore sicure per questo Mazara. Perché sicuro, amici, potete stare più tranquilli che vi rappresento con grande dignità. Questo ve lo dico tranquillamente. Io sono il Davide vostro, non sono il direttore generale. Sono il Davide amante di questa squadra, di questi colori. Mi corre pure l'obbligo di ringraziare, in questo momento sono veramente emozionato, il vicepresidente Scaturro che mi ha fatto entrare in questa grande famiglia del Mazara Calcio. Perché credetemi amici, questa è veramente una famiglia che ci contraddistingue un'unione, l'amore per questa squadra e per questi colori. Io voglio chiudere subito il discorso perché c'è l'allenatore vicedirettore. Io farò di tutto il possibile affinché questi colori e questa squadra possa un domani con grande umiltà raggiungere i traguardi quelli sperati. Grazie. Il momento tanto auspicato, quello di sentire le prime parole, anche se dichiarate al momento della presentazione ufficiale di Mister Tarantino, le prime parole davanti alla sua nuova tifoseria, perché io so che lui, quando ha chiuso l'accordo con il Mazara, ha vissuto momenti pieni di emozioni, come li ha vissuti quando indossava le prestigiose maglie del Foggia, del Palermo e di altre società. Ha iniziato ad allenare il Monreale, ha iniziato a lavorare con grande risultato anche col Villabade, con il quale ha vinto il campionato di promozione. L'anno scorso grandissima sorpresa con il suo Caccamo, non siamo riusciti a batterlo. Lì a Caccamo, mi ricordo, Angelo Rosella ti fece gol e voi poi all'arrembaggio avete pareggiato alla grande nel secondo tempo. Qui nel ritorno ci avete salutato nei playoff dicendovi ci vediamo il prossimo anno. Pietro Tarantino, ti abbiamo preso per evitare che tu ci fai altri brutti scherzi, perché tu porti il Mazara dove meriti, perché tu abbracci la tifoseria di una grande città piena di motivazione, piena di ambizione, una tifoseria che ha voglia di crescere, una tifoseria che da te sicuramente si aspetta tantissimo. Signore e signori, ecco a voi Pietro Tarantino, benvenuto. Dopo questa presentazione, che devo dire? Comunque, buongiorno a tutti. Buongiorno, sicuramente mi voglio allacciare un attimo a quello che ha detto il vicepresidente Franco Scaturro. Noi dobbiamo avere rispetto di tutti, ma paura di nessuno, perché la grinta e la cattiveria che dobbiamo mettere noi deve essere sopra il livello tecnico che chiama magari Licata e Canicattì o qualche altra squadra, a noi non interessa. Noi siamo il Mazara Calcio e da Mazara Calcio dobbiamo giocare, perché Mazara non ha niente da invidiare a tutte queste società, perché come bacino d'utenza penso che come Mazara in eccellenza non ce n'è. Come tifoseria, io sono sempre venuto a giocare contro, mi hanno preso sempre a prolacce però ho quasi sempre vinto con il... ho sempre quasi vinto con il Mazara, ma veramente venire a Mazara d'avversario è stata sempre una cosa bellissima, perché vedere lo stadio pieno, una bomboniera di stadio in questa bellissima città, per me è stato un grande entusiasmo. Poi quando ci siamo visti quei 5 minuti con il presidente a Palermo e abbiamo fatto 2 chiacchiere, poi realmente mi è arrivata la chiamata, sono stato veramente felicissimo, perché poi si è affiancato Peppe Rinaudo, mi hanno chiamato, dice ti passo un grandissimo amico tuo, e qua con Peppe ci conosciamo da una vita, anche con il vicepresidente mi hanno chiamato, sono stato felicissimo veramente di accettare Mazara, no? Siamo stati forse 3-4 minuti a fare l'accordo, perché
Non so quanti allenatori veramente volevano venire a Mazara. Io sono stato veramente orgoglioso quando mi hanno chiamato, perché una piazza come Mazara non si può rifiutare. È una piazza bellissima, è una piazza dove bisogna fare calcio seriamente, perché se non si fa calcio seriamente è inutile venire a prendere in giro la tifoseria, la dirigenza e tutto il resto. Che dire, ragazzi, io sicuramente guardo Angelo, Rosella e dico che da questi giocatori tiro fuori meglio di loro, perché comunque io da giocatore mettevo tutta la cattiveria possibile per vincere le partite, lo farò pure da allenatore, gli farò tirare la grinta e la cattiveria agonistica in campo a tutti i miei giocatori. Poi quando finisce la partita, se gli avversari sono bravi, gli stringo la mano e gli faccio l'applauso, però sicuramente dovranno sudare mille camicie prima di battere questo Mazara Calcio, perché comunque come voi abbiamo fame di calcio pure noi allenatori, noi giocatori, perché comunque qualche giocatore che rimarrà nel Mazara si deve levare qualche sassolino dalle scarpe per dimostrare a tutta la piazza che comunque sono dei giocatori fortissimi, e veramente dobbiamo fare grande questa piazza con molta ma molta umiltà, perché l'umiltà ci deve contraddistinguere in questo campionato. Essere umile significa essere persone intelligenti e capire tutte cose. Noi dobbiamo capire i momenti quando dobbiamo accelerare, i momenti quando dobbiamo spronare la tifoseria. Questa è una cosa che comunque dobbiamo fare noi, io come tecnico e loro come giocatori, a portare più gente possibile allo stadio. Significa che il Mazara sta lavorando bene se noi vediamo tutta la gente al campo. E noi veramente siamo felicissimi di fare tutto questo. Niente, poi non c'ho più niente da aggiungere, poi piano piano da lunedì penso che sarà fatto qualche nome di qualche giocatore che acquisteremo insieme al direttore, questo se ne occuperà il direttore di tutte queste cose, perché è capace di fare questo, è un grandissimo intenditore di calcio, tra l'altro ha giocato pure nei professionisti, perciò sa come si mastica calcio. Vi ringrazio tutti, grazie a tutti di essere qua, ci vediamo al più presto. Benissimo, prima di proseguire, perché abbiamo altri contatti con gli amici di Castelvetrano adesso eccetera, io direi di concludere un attimo l'aspetto tecnico con colui che per ora lo abbiamo messo seriamente al lavoro, senza momenti di pausa. Se Davide lavora 24H, poi 16H confermato da lui, io non so tu quanto lavori. Il nostro neo direttore sportivo Peppe Rinaudo. Buongiorno a tutti, sono di poche parole io, non mi piace parlare tanto, quindi quando poi mi emoziono quando vedo questa platea davanti a me. No, intanto grazie per essere venuti, perché già da qui si vede insomma che siete attaccati a questi colori. Poi che cosa? Grazie alla società per avermi scelto. Grazie al vicepresidente Scaturro, grazie al presidente Franzone. Noi quest'anno lavoreremo in sordina, almeno per quello che è il mio aspetto, nel senso che, come diceva prima il presidente Franzone, mentre ci sono delle piazze più forti, ma più forti per ora a livello economico, perché tra parentesi apro e chiudo, dico forte come Mazara città, e come pubblico, come blasone, dico, penso che in Sicilia e in questa categoria per ora non ce ne siano di società e di squadre. Quindi dicevo, ci sono delle società più forti, che quali Canicattì e Licata, appunto, che diceva prima il presidente, che si stanno muovendo con largo anticipo. Essendo forti, possono arrivare prima magari dove gli altri non possono. Si stanno muovendo, acquistando giocatori di blasone, giocatori che nella categoria hanno un nome. Noi stiamo puntando sulla qualità. Il presidente, il vicepresidente, il direttore generale, anche il nostro addetto stampa, che non l'ha menzionato nessuno, però insomma era il nostro addetto stampa, quindi li ho presentato tutti, dico Piero è il nostro addetto stampa. E quindi dicevo, stiamo lavorando fondamentalmente su una caratteristica, che deve contraddistinguere tutta la società.
E quando dico tutta parlo dal magazziniere a me, all'allenatore, ai giocatori, proprio tutti, dico tutti. Questa caratteristica si chiama serietà. Noi stiamo magari un po' perdendo tempo ad annunciare qualche giocatore, perché prima ancora che giocatori cerchiamo gente che sia seria, che abbia qualità. Poi devono essere bravi anche in campo, che non è un fattore secondario, cioè è un fattore paritario. Però trovare gente che abbia tutte e due le caratteristiche è un po' difficile. Allora, avendo un budget che rispetto agli altri è inferiore, cercando queste qualità nei giocatori, è normale che qualche nome lo faremo con un po' più di ritardo. Però la prossima settimana penso che qualcuno lo saprete già. Intanto abbiamo annunciato Lamin, che non è bravo, secondo me è uno dei più forti, e non sono presuntuoso quando lo dico, tra Serie D ed Eccellenza sicuramente. Poi ve ne renderete conto. Poi abbiamo confermato il nostro Baiata, difensore arcigno, vabbè, voi lo conoscete, dico, siete gente che seguite il Mazzara, non c'è bisogno che... Un altro acquisto importante, purtroppo non possiamo farlo subito perché sta male, è lì, è Rosella. Ma ti aspettiamo perché sappiamo che potrai darci tanto. Lo sappiamo e te lo chiediamo, abbiamo bisogno di te. E tu c'hai una bella responsabilità perché tu sei di Mazzara, quindi quest'anno ancora di più che lo scorso anno dovrai dimostrare il tuo valore. Di altre cose non ne voglio aggiungere, ripeto, la prossima settimana sapete di qualche nome di ragazzi, di calciatori che insomma verranno a fare parte della nostra famiglia, quindi vi dicevo che potete stare tranquilli perché saranno persone serie e bravo in mezzo al campo. Per quanto riguarda l'allenatore, quello che ha fatto negli ultimi anni, insomma, penso che non... No. Quello che ha fatto negli ultimi anni lo sapete tutti. Aggiungo che Piero è qui, ripeto, appunto per il nostro concetto. Prima perché è una persona seria, è umile, è un lavoratore, e poi perché in campo sa il suo fatto, è uno che ha un passato calcistico, ha giocato. Devo aggiungere che lui ha ottenuto dei risultati malgrado abbia lavorato in delle società dove ci sia stata soltanto tanta voglia, perché in fattori di organizzazione purtroppo non era in una società come Mazzara. Se avesse avuto quell'organizzazione che sicuramente noi gli daremo qui a Mazzara, magari parlavamo di qualche altro successo più importante. Dico, detto questo, signori, io posso solo dirvi una cosa, lavoriamo tutti per i colori della nostra città. Noi dobbiamo fare del Nino Vaccara il nostro fortino inespugnabile. Io ricordo che quando venivo qui da calciatore a giocare contro il Mazzara, minchia, era sempre un casino. Scusate la parola che mi è scappata. Scusate, ma mi è scappato. Perché già mi immedesimavo nel sì. E quindi noi dobbiamo ritornare ad essere quel Mazzara. Quel Mazzara lì che aveva fame, quel Mazzara lì dove quando cadevo nella terra vi bruciavo tutto, poi arrivava Di Giorgio e mi picchiava paricchi e mi sosieva, poi scirava lui pure io, dico, non è quello. Però noi dobbiamo essere quel Mazzara. Di altro non ho da aggiungere, spero che le mie parole poi vengano confermate durante tutta la stagione e che quindi in maniera positiva, e che quindi significa che staremo facendo bene. Per il resto vi auguro un grosso in bocca al lupo e lo faccio pure io a voi. Grazie direttore. Io tributerei anche un applauso perché Filippo Franzone, è vero, è lui il presidente, ma dietro lui c'è un grande club. Sapete qual è? La sua famiglia, che fa tanti sacrifici, che sostiene anche a gran voce il Mazzara in casa, fuori casa, e l'unione della famiglia dà anche i risultati. E sappiate che dietro un presidente importante c'è sempre una famiglia, una donna importante, la signora Rita, che inviterei qui
al mio fianco, gentilmente. Un applauso a Pierluca. Un applauso al presidente junior Vittorio Franzone. Signora Rita, io è la prima volta forse che al microfono la rendiamo protagonista, no? Per cui non so se chiamarla presidentessa o meno, però vivere queste esperienze, no? Già da qualche anno a Mazara, vive anche la vita della città, perché voi amate Mazara del Vallo, non solo l'ambiente sportivo ma soprattutto la città. Ma come fate tutto l'anno a sopportare queste fatiche del presidente? C'è grande passione, grande amore per questa città, quindi non è un sacrificio. Non lo facciamo con sacrificio, lo facciamo proprio per amore. Sono molto emozionata. No, non è importanza. Siamo originali, la cosa bella è questa, perché è tutto improvvisato. Niente. Ti ripeto, Piero, sì. Veniamo veramente con... Avete a cuore il Mazara. Sì, e quindi per noi non è un sacrificio. Sicuramente ci sono altri sacrifici di altro genere. Vorrei appunto che quando io sono allo stadio e sento determinate critiche, mi dispiace, perché so quanto veramente sacrificio c'è dietro, soprattutto Filippo, che sa che con la sua professione ovviamente riesce, non so come. A volte io infatti dico: come fai? Sei veramente un grande, perché non è una professione facile la sua. Cioè... Benissimo, un grande applauso, parole che escono dal profondo del cuore e testimoniano quanto il presidente è assente e presente, ma ha sempre il Mazara nel cuore. E poi, vabbè, mio figlio Vittorio, che dire, sicuramente Filippo ha deciso anche quest'anno di continuare, perché Vittorio, non lo so, per lui è diventata, cioè ha proprio questa passione sfegatata che forse neanche mio marito stesso ha. Lui soffre, lui si arrabbia. E poi, vabbè, che dire, quindi conoscete tutti Vittorio. Poi Pierluca, che sembra che non gliene possa fregare nulla, ma non è così, perché Pierluca, quando il Mazara perde, è l'unico forse che torna a casa piangendo, disperato. Ho visto le sue lacrime in alcune partite. Al di là di ciò che si possa pensare, perché magari molte persone lo vedono distaccato, non è così. Lui soffre internamente. Magari Vittorio si arrabbia, esulta allo stadio, lui sta sempre là composto, ma soffre, cioè dentro si vede, sta molto male. Siparietto della famiglia Franzone. A questo punto, signora Rita, io direi di invitare qui al nostro fianco la signorina, la professoressa, in questo caso la prof, Marika Tarantino, preparatore atletico della squadra, nonché figlia di mister Pietro Tarantino. Marika, ciao, vieni. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci a Palermo, e di ufficializzare il tuo ingresso tecnico in questa famiglia. Tu hai esperienze già l'anno scorso, hai vissuto l'esperienza nel Caccamo, ma per noi a Mazara è la prima volta che abbiamo un preparatore donna, eh? Cosa vogliamo dire? Una bella responsabilità. Niente, io spero di avere la fiducia da parte di tutti, come l'ho avuta da parte del presidente, del vicepresidente, di tutta la società. Da 2 anni l'ho avuta da parte di mio padre, che abbiamo iniziato questo percorso insieme, e viviamo in simbiosi, essendo in famiglia, padre e figlia. Si parla costantemente di tutto ciò che può far bene alla squadra. Io posso mettere tutta la passione mia e trasmettere la carica ai ragazzi. Di più non posso fare. Se i ragazzi viaggiano con me, ci prendiamo tutti per mano, faremo un bel percorso, ne uscirà qualcosa di buono. Io poi chiedo sempre questo a loro: ragazzi, ascoltate ciò che vi dico, ascoltate ciò che il mister ha da dirvi. Io proverò a renderli guerrieri, a tirare e trascinare domenica per domenica, minuto dopo minuto, senza paura di niente. Io ci metterò pure del mio, ci darò la grinta, che questa l'ho presa dal mister, da qui, dal piccolino che mi affiancherà, anzi che io affiancherò.
quella sì, quella l'ho presa. Dalla voglia che c'è da parte di tutti, che quello si sente, cioè è inevitabile. La tifoseria purtroppo io non la conosco come la conoscono tutti, ho avuto modo di vederla solo l'anno scorso quando sono venuta qui a Mazara. Ecco, sì, a vincere. Però spero solo che, appunto, ripeto, avrò la vostra fiducia in tutto e per tutto, sarete contenti voi, sarò contenta anch'io, renderò un po' diverso il lavoro che avranno fatto i ragazzi gli anni scorsi, perché io sposo un po' la mentalità, stare bene mentalmente, stai bene fisicamente, quindi farò anche quel tipo di lavoro. Un lavoro secondario dove parlerò con loro, però questo è un lavoro un po'... Mi hanno detto che sei il contrario di quelle che appare in campo, cioè fai lavorare, e guai chi sbaglia. Sì, quello sì. Fuori sono una donna, amica di tutti, parlerò con loro, però dentro il campo c'è l'ora di lavoro che avranno con me, l'ora di lavoro che avranno con lui, e non ci saranno amici, nel senso voglio abbastanza la serietà. Non voglio lo scherzo, voglio lavorare in armonia, voglio che tutto sia nei giusti limiti, voglio che tutto vada come deve andare, non voglio gente che mi dice io non ce la faccio, perché per me non è mai esistito, avendo un passato da ballerina, quindi io non ce la faccio, per me non esiste come non esiste per lui, anzi ci deve essere io ce la faccio, io ho voglia di fare, allora lì andremo d'accordo. Detto ciò, non voglio aggiungere altro, voglio solo che poi... La domenica si vedono la differenza fra i nostri 11 e gli altri 11 in panchina, perché la squadra è composta anche da chi magari sarà partecipe, poi non proprio al 100%. Ma in altro, ecco gli altri 22 che ci verranno ad affrontare e che noi andremo ad affrontare. Per cui grande grinta e determinazione. Sì, abbastanza. Tanto. Grazie prof, grazie. Benvenuta a Mazara. Grazie. C'è la signora Rita. Benvenuta in questa grande famiglia. Cedo il microfono al vicepresidente Scaturro. Grazie Piero. Ditemi voi come non si possa fare un gran figurone con queste due bellissime presenze femminili. Già abbiamo qualche punto in più in vantaggio in classifica. Non ci piove. No, devo dire che la classe non è acqua. Possiamo vantarci di avere una first lady come Rita e questa bella novità di un preparatore atletico donna di Marica Tarantino, alla quale auguro un gran lavoro, e soprattutto sono convinto che rispetto agli anni passati questo non è un dettaglio di poco conto. Te lo dico non da vicepresidente ma da medico della società, perché ho anche questo ruolo. Sono stanco di tanti infortuni che si sono verificati in questi anni, e quindi mi auguro che con il tuo prezioso lavoro questi infortuni possano essere molto meno, e che quindi tuo padre, il mister, avrà quasi sempre tutti a disposizione. Mi corre l'obbligo, prima di cedere il microfono al nostro amico Beniamino Monteverde, il nuovo team manager, poi Lillo Maggio, abbiamo detto club manager, fanno capo al gruppo nuovo di Castelvetrano. Mi corre l'obbligo di ringraziare Vito Denaro, che non è qui tra noi per motivi di lavoro, il nostro grande segretario. Approfitto per salutare una figura storica del nostro magazziniere, che con suo padre hanno fatto un po' la storia, il Nino Vaccara, Roberto Mangiapane. È noto anche lo sposino, fresco sposino, Peppe Pugliese, il nostro massaggiatore, che ovviamente è stato riconfermato. E il preparatore, ovviamente, dei portieri, anche lui riconfermatissimo, Dino Riservato. Ecco, abbiamo dato delle chicche in presa diretta. Microfono adesso al nuovo team manager, e il nostro Beniamino Monteverde. Che dire, io non ho parole, sinceramente. Intanto devo ringraziare a Denaro, che è stato lui l'artefice di portarmi a Mazara. Mazara era l'unica società che io non ho avuto mai modo di lavorarci. Ho girato diverse società, ma oggi, vedendo questa gente, questi tifosi,
sono rimasto meravigliato e sicuramente sarà di più quando si riempirà lo stadio del Nino Vaccara. Un ringraziamento va al Presidente che ci ha dato la possibilità, a me e al signor Maggio, di far parte di questa società. Dire in bocca al lupo al mister, perché il mister lo conosco abbastanza, qualche tirita da orecchie gliel'ho data, anche lui l'ha data a me, però è bello del calcio, vedete qual è? Essere presenti insieme. Grazie. E allora, prima chiaramente di lasciare ai colleghi della stampa il mister, dopo la conferenza ovviamente il direttore e chi vorranno intervistare, io intanto ringrazio ovviamente tutti gli intervenuti, tutti gli organi di stampa, perché con una stampa sana, con una stampa costruttiva, per quelle che sono state le mie pregresse esperienze da giornalista per tantissimi anni, ve lo dico con sincerità, si vincono anche i campionati. Quando c'è una sinergia molto bella e non si vive di invidie ma si vuole costruire, la stampa ha un ruolo determinante. Voglio mandare un grande abbraccio, un grande saluto a una persona che voglio tanto bene, che negli anni passati ha collaborato con me anche in tribune televisive, mister Pietro Vellutato, oggi opinionista TV a Televallo. E allora chiude questa conferenza stampa, non poteva essere diversamente, il nostro presidente Filippo Franzone, che io non avevo mai avuto il piacere nella mia Palermo di conoscere prima di questa esperienza calcistica, mi ha quasi subito dato una scossa interiore in quello che lui ha voluto trasmettere alla mia persona, vale a dire il mio coinvolgimento. Oggi, a distanza di 2 anni e passa, posso dire con assoluta serenità, con assoluta schiettezza, di essere orgoglioso di avere conosciuto una persona, un palermitano come me, ma questa ha poca importanza, è più la persona, ma visto che è palermitano ancora meglio, corretta, una persona carismatica, una persona seria, e io sono orgoglioso di aver conosciuto Filippo Franzone, che sta dando e sta tentando di dare tutto alla Mazzara calcistica, aiutato anche da noi. Filippo è un grande, ve lo posso assicurare, e certe volte parliamo nei momenti pochi, veramente in relax, e mi dice: oh Franco, tu che da 33 anni sei a Mazzara, ma cosa potrebbe accadere con il Mazzara in categorie sicuramente superiori e meritevoli? Non lo so cosa potrebbe accadere, ti posso assicurare, ma lo hanno detto anche gli amici di Castelvetrano, caro Filippo, che secondo me, per quella che è l'esperienza che ho maturato dopo tanti anni in questa provincia, il pubblico più come voglio dire, passionale, caloroso, un pubblico che comunque ti bacchetta spesso pure, come è giusto che sia, dove deve esistere la critica che sia comunque costruttiva, non ne ha uguali in provincia. Loro hanno un grande sogno, noi come dirigenti ne possiamo avere un altro, per ora teniamolo nel cassetto, chi lo sa. Mi è piaciuta la battuta prima del nuovo allenatore Tarantino e poi del direttore sportivo, hanno sottolineato quello che ho detto prima io. Sì, noi non guardiamo agli altri. La prossima settimana sarete soddisfatti anche in chiave mercato. Non pensate che noi stiamo trascurando alcuni particolari, ma Tarantino e Rinaudo hanno detto: noi siamo il Mazzara, lo ribadisco, non temiamo nessuno, ma abbiamo rispetto per tutti. Così come ha sempre avuto rispetto per questa città il nostro presidente Filippo Franzone, che vuole chiudere ovviamente questa nostra conferenza stampa, questo nostro incontro, organizzato, devo dire, come sempre nei minimi particolari, dal nostro ufficio stampa e da un grande professionista come Piero Campisi e la sua ovviamente famiglia. Di voi tifosi, quello zoccolo duro che mi ha dissuaso alla fine della stagione scorsa di mollare per stanchezza, di mollare per
per impegni professionali. Poi ricordo singolarmente le vostre facce, ricordo singolarmente tutti coloro che ci hanno seguito in trasferta, ricordo i nostri vecchietti qui della tribuna lato spogliatoio, e le vostre emozioni, le emozioni che trasferite ritengo siano indimenticabili. Quindi oggi più che mai uniamoci, facciamo queste egregore, ci sta la critica, ci sta tutto, però vediamo di costruire tutti insieme un grande Mazara, vediamo di costruire un Mazara che abbia quelle caratteristiche, quei connotati di squadra con gli attributi di squadra che viene condotta da un condottiero che in prima persona ho scelto. Io dico, ne vedremo delle belle, vedremo sicuramente quest'anno 11 gladiatori in campo che poi, che possano vincere o possano perdere, si sa, il pallone rotondo, ci daranno soddisfazione, ci faranno sentire cosa vuol dire senso di appartenenza. Signore, grazie a tutti. Grazie Presidente. L'ultimissima battuta, la società vuole lanciare un messaggio fin da questa conferenza stampa. Rispetto per la nostra tifoseria, a differenza della scorsa stagione, noi lanceremo la campagna abbonamenti subito dopo il nostro calcio mercato. Come dire, prima i fatti e poi gli abbonamenti. Grazie a tutti.